Ogni volta che c'è stata la tentazione di assorbire l'altro, non si è costruito, ma si è distrutto. Così pure quando si è voluto ghettizzarlo, anziché ignorarlo, anziché integrarlo. Quante volte nella storia è accaduto? Dobbiamo vigilare, dobbiamo pregare perché non accada più e impegnarci a promuovere insieme un'educazione alla fraternità, così che i rigurgiti dell'odio che vogliono distruggerla non prevalgano. Penso alla minaccia dell'antisemitismo che ancora serpeggia in Europa e in altrove. È una miccia che va spenta, ma il miglior modo per disinnescarla è lavorare in positivo insieme e promuovere la fraternità. Scusatemi se ho parlato seduto. Üdvözölni kívántam mindannyiukat. Non ho 15 anni. Grazie.